Bravo, bravo, sono stati eccezionali tutti, davvero. Buonasera, approfitto qua per salutare il mister e augurarle buon Natale, perché nello spogliatoio fra giornalisti e tutto non sono riuscito a vederlo. Saluto a tutti voi, buon Natale a tutti, ci vediamo il prossimo anno, che è fra 10 giorni. Va bene, salita puntualità di Cambiasso, speccato. Allora, grazie a Cuccio, siamo col mister per... non commentiamo la partita, abbiamo già sentito tutte le analisi, parliamo delle emozioni, del derby, della vittoria in un derby così, quanto è importante aver vinto questa partita con merito, cercata di vincere fino all'ultimo. Guardate, me lo gusterò ora in macchina, devo fare il viaggio, torno in Toscana, mi metterò lì a rivivere tutti i momenti che ho passato e soprattutto quando abbiamo fatto gol, dico la verità, perché se il primo tempo abbiamo anche sofferto, non bisogna nasconderlo, ero preoccupato perché vedevo i ragazzi molto contratti, non erano abituati in tanti a fare una partita così importante, sentivano la pressione del derby, appunto, in uno stadio così di prestigio, glorioso, eccetera eccetera, lo sappiamo, e poi ora me la sto godendo tutta, dico la verità, e me la voglio godere tutta la notte, perché non dorme, no? Me la godo da ora in poi ancora di più. Roberto Nagai. Mister, dopo la partita, buonasera anzitutto, dopo la partita buonasera. Con la Juventus, disse è colpa mia perché ho esultato troppo al gol, avessi esultato meno, avrei comunicato alla squadra comunque che c'era ancora incertezza, invece questa volta ci ha pensato quando no, si è venuto. No, ha detto bene, mi è venuto un attimo distinto, avete visto, sono entrato in mezzo al campo, ce l'ho fatta, ma subito dopo ho visto gli spettri del passato, no? Ho cominciato a urlare, ma sono entrato in campo per proprio richiamare tutti che andavano a festeggiare, non so se ci avete fatto caso, è stato proprio un momento e poi ho riflettuto proprio su questo aspetto, ho detto ma mannaggia, non è che questa volta appena ci abbassiamo dopo un secondo ce lo rifanno, quindi e vabbè, insomma, cioè, questa volta è svoltata, dai, è andata bene. L'abbiamo vista mister anche nei minuti finali proprio tranquillizzare la panchina che invece era già praticamente in piedi, quindi aveva insomma un po' da fare sia in campo che fuori. Volevo chiedere che cosa ha detto all'intervallo ai ragazzi, ecco, perché insomma è entrata in campo un Inter diverso. Brava, giusto, ci siamo parlati, ho dato sicurezza, tranquillità, gli ho detto due correzioni tattiche che sbagliavamo per generosità, davamo la possibilità al Milan di trovare sempre la, diciamo, spazi davanti alla nostra linea difensiva, invece con due o tre accorgimenti non è più successo, e soprattutto ho detto giochiamo come ne sappiamo, non pensiamo troppo a tutte le cose che ci siamo detti, perché venivamo da una partita in cui abbiamo preso 3 gol, ultimamente ne prendevamo troppi, i ragazzi sentivano questa, e quindi erano anche contratti, avevano paura di fare certe cose che ormai fanno parte di noi, che l'abbiamo nelle corde e bisogna sempre farle, tant'è vero il secondo tempo abbiamo fatto un grande secondo tempo, sia Jonathan, gli esterni che per noi sono molto importanti nella spinta, hanno giocato come sanno e ne abbiamo beneficiato tutti, poi i cambi sono entrati bene, mi hanno risposto bene tutte e tre quando sono entrati e questo ha fatto sì che abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di fare gol prima anche di quando poi l'abbiamo fatto. Magari con un rigore meritavamo di far gol. Il rigore è la storia vecchia, oggi era ancora più clamoroso di quello di Napoli, oggi era incredibile proprio. Cerchiamo di essere superiori anche a questi e prendersi punti nonostante queste situazioni che vabbè, andiamo avanti. Te aspettavi un Milan con i 2 trequartisti? Perché loro avevano fatto uscire un po' questo Matri, Balotelli e Kakà, invece poi alla fine Saponara. Sì, l'avevo capito, volevano giocarci fra le linee con 2 mezze punte. Io pensavo che lo volesse fare come avevano parlato i giornali, con Balotelli insieme sulla linea di Kakà, ma come caratteristica effettivamente Balotelli l'avrebbe fatto per 10 minuti, e credo che Allegri in questo senso abbia fatto una scelta anche logica, però l'avevamo prevista, sinceramente non è quello che ci ha messo in difficoltà, è che l'ho già detto i primi motivi, ma non c'entra niente questo aspetto tattico. Buone feste, auguri, goditi questo grande successo, questo grande finale di 2013. Bene, dormi un pochino. Sì, ora sì, una settimana. Poi ci ricarichiamo perché abbiamo la Lazio, una partita difficile. Grazie, buon Natale a tutti. Buonasera, grazie. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...